Io non ci sono mai stato, ma so che è grande e che si chiama Roma. Roma? Ma che stai a dire? Prima di Roma ci siamo noi, gli Etruschi del Sud. Sto falloppone. Chi ha tramandato ai posteri le necropoli dipinte, i vasi più belli, la memoria dei templi? Tarquinia, Cerveteri, Volterra, ma anche Perugia, Orvieto, che stanno al nord? Persino Roma alle origini era una città etrusca. Ma non sono qui a far polemiche. Voglio mostrarvi invece un tempio degli nostri. Perché mi pare che il cugino Apa a Felsina abbia corso troppo, un po' come si fa nei viaggi organizzati. Visiteremo un tempio splendido e famoso che ci ha lasciato delle statue uniche al mondo. Ecco l'Apollo di Veio, gioiello del museo di Villa Giulia. Insieme a Eracle, Latona e altri dei, ornava non il frontone, come potreste immaginare, ma il tetto del tempio. E per capire perché e per come, è meglio che facciamo un salto proprio a Veio. Mlac, Mlacash! Ci vuole un po' di fantasia oggi per immaginare la ricchezza del santuario di Apollo nel VI secolo a.C. All'epoca comprendeva una piscina per i riti di purificazione, un boschetto sacro e alcuni altari, intorno a cui lasciare gli ex voto, che talvolta erano statue di grande valore. Che talvolta erano statue di grande valore. Il tempio, dicevo, era costruito in legno e mattoni e misurava circa 18 metri per lato. Ma la parte più bella è sul tetto, perché chi percorreva la strada per Veio potesse vederla. Guardate queste antefisse. Sono decorazioni in terracotta dipinta con la forma di teste umane o creature mostruose. E sul tetto le statue degli dei che raccontavano episodi mitologici. Qui vediamo Eracle che ha appena catturato la cerva dalle corna d'oro sacra d'Artemide, sorella di Apollo. E lui, Apollo, non è per niente contento. Queste statue di argilla erano splendide, ma non duravano come quelle in marmo e ogni tanto venivano sostituite, anche per seguire i desideri dei potenti e la moda della città. Ce ne sarebbero di cose da dire, ma devo tornare a chiudere il museo e là vi aspetto per raccontarvi tutte quelle che vorrete. Ah, dimenticavo! E mo potete anche parlare di Roma.